Fuoco amico sulla legge di stabilità. Dopo il via libera del Quirinale parte in salita il cammino della manovra che oggi è giunta al Senato, ma a sparare contro i provvedimenti economici del governo non soltanto la minoranza del Partito Democratico ma anche il Ministro della Cultura Franceschini, che apertamente contesta l'innalzamento dei contanti a 3.000 euro, un provvedimento voluto dal nuovo centrodestra che osa l'ex segretario del PD. Ma i guai per l'esecutivo non finiscono qui. Mentre il presidente dell'INPS, Boeri, torna a criticare la manovra per la mancata riforma delle pensioni, scoppia anche la querela tra il presidente dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e il sottosegretario all'economia Zanetti. E come se non bastasse, si riapre anche la partita sull'Italicum, la nuova legge elettorale che viene impugnata con una serie di ricorsi in una quindicina di corti d'appello, tra cui Roma, Napoli e Milano, nel mirino premio di maggioranza e ballottaggio. Polemiche e tensioni che tuttavia non sembrano raggiungere il premier Renzi, che continua il suo viaggio in America Latina dopo il Cile e il Perù. L'Italia, ribadisce il Presidente del Consiglio, vuole cambiare pagina. Io trovo che sia fondamentale oggi che l'Italia torni ad essere se stessa, come un paese che ha visto in tutto il mondo come un grande faro di civiltà.